Siamo ormai a pochi giorni dal Natale, ma è giusto iniziare già a pensare alla prossima estate, alle nostre spiagge e al fenomeno annuale dello spiaggiamento della Posidonia oceanica. A rendere nota la proposta sono i cittadini 5 Stelle di Agropoli. Per evitare che anche l'estate prossima si continui con l'accumulo delle foglie spiaggiate, stiamo proseguendo la nostra azione civica, fanno sapere, affinché l'amministrazione si attivi per trovare una modalità per rimuovere definitivamente l'accumulo di Posidonia ai piedi del promontorio nella zona del porto, la cosiddetta montagna di di Posidonia. Grazie alla circolare ministeriale di cui abbiamo già parlato quest'estate, ora l'amministrazione può smantellare quell'accumulo antropico riutilizzando tutto il materiale che è prevalentemente di sabbia per un'opera di ripascimento o di difesa costiera. Confrontandoci anche con gli uffici tecnici comunali rendiamo pubbliche le due proposte finora raccolte, fanno sapere i cittadini 5 Stelle. L'idea progetto 1, proposta formulata già qualche anno fa dal nostro meetup, che consiste nel riutilizzo dell'accumulo per il ripristino della spiaggia della Marina. In questo modo sarebbe possibile allungare notevolmente la spiaggia ormai erosa e nel contempo creare una zona alle spalle del nuovo arenile in erba in modo da recuperare una porzione di quell'area anche per l'utilizzo di attività all'aperto per il periodo primaverile estivo, sfruttando le capacità organiche dei residui di Poseidonia. L'idea progetto 2, invece, ci è stata comunicata per via informale dagli uffici tecnici comunali e consiste nell'utilizzo del materiale accumulato per la creazione di un corridoio percorso pedonale ai piedi. Del promontorio che parte dalla spiaggia della marina e arriva fino alle scalette del fortino. In questo caso i lavori, per quanto ci hanno comunicato, sarebbero utili anche per combattere l'erosione del promontorio dallazione del mare. Entrambe le idee progetto finora raccolte sono di forte impatto e andrebbe a modificare l'area della marina del porto, anche se va ammesso che ormai quell'area è stata definitivamente compromessa dai lavori di manutenzione, per noi sciagurati, avvenuti negli ultimi 15 anni. In ogni caso concludono nella. Nostra stampa ai Pentastellati chiediamo all'amministrazione comunale di agire per non arrivare anche all'estate 2020 impreparati oltre ai lavori per l'eliminazione dell'accumulo andrebbe pianificato un programma di manutenzione ordinaria per i nuovi spiaggiamenti di Posidonia inoltre i cittadini di 5 stelle invitano gli agropolesi a seguire l'incontro con l'assessore al porto e ai lavori pubblici Eugenio Benevento che si terrà in live streaming sulla pagina cittadini 5 stelle Agropoli venerdì 13 dicembre durante il quale si parlerà anche di questi temi.